Dopo la sosta fotografica riparte l'inseguimento di Lady KTM. Strade deserte, asfalto, beh, qui non più proprio il top, però comunque la vista ripaga l'asfalto non eccezionale. Ma raga, figo, bellissime queste montagne. Fans, che poi ci dicono che parliamo solo tra di noi, non con voi. Quindi fans, mi rivolgo a tutti voi e anche Luna si rivolge a tutti voi, vero che ti rivolge a tutti loro? Certo. Benissimo, il Col du Galibier ve lo consigliamo. Cioè, guardate qua che roba. Bellissimo. Ha un po' il fare delle Dolomiti, tra l'altro. Nonostante probabilmente con le Dolomiti non c'entri veramente nulla. E adesso qua va l'imitatore. Che sorpasso cattivo. Che prepotenza. Ah, e il navigatore mi ha portato fino a qua. Siamo arrivati, secondo lui, al Col du Lautéré. Adesso bisogna capire da che parte bisogna andare. Prende la E, fantastico. Caricherà manco. Bene fans, anche la discesa del Galibier è finita. Ci siamo fermati un attimo qua a vedere la strada sul navigatore, perché l'avevo impostato fino a qui e da qui in poi non la sapevamo più. In realtà questa qua è anche la cima di un altro passo. Cioè siamo scesi dal Galibier ma siamo in cima all'Lautaré. E invece adesso giriamo verso sinistra e andiamo giù di nuovo verso l'Italia, perché volevamo dormire in un albergo che avesse il bidet. E quindi andiamo a Aulux. Eh sì, comunque guarda che è un problema. Pensa se ogni volta che fai la cacca devi farti la doccia, che sbatti. No, meglio andare a dormire in Italia. Mi sento più a casa. Non superare. No, infatti non supero. Ho visto. Ma dici che la polizia? Mi sembra. No, forse no. No, è uno che sta facendo campeggio. Ma ti pare? Guarda. Ma ti pare? Erano due hippie che stavano facendo campeggio e hanno steso l'asciugamano sul cofano per asciugare.